Rovinati, trasandati, puzzolenti ritardatari. Nonostante questo, gli utenti ATAC continuano a prendere l'autobus e utilizzarlo come biblioteca mobile personale. Questa settimana per voi una nuova lettrice che ha da consigliarvi un libro di Erri De Luca. Signora Lucia, che cosa sta leggendo? Il giorno prima della felicità di Erri De Luca. Perché questo libro? Chi l'ha scelto lei? L'hanno regalato? L'hanno regalato. Sì. Conoscevo già Erri De Luca, però. Ecco, ma questo regalo è pensato a lei? Perché Erri De Luca è un autore che ama particolarmente? Sì, leggo un po' di tutto, però avevo letto delle altre cose di quest'autore e mi era piaciuto. Forse la persona che me l'ha regalato, sapendo questa cosa, mi ha fatto questo omaggio. Quindi lo consiglia? Oh, sì. A chi in particolare? Ma penso che sia un libro adatto a tutte le età, insomma, è un po'. Io amo molto Napoli e quindi è uno stralcio del. È ambientato in Napoli, a Napoli nel periodo della guerra, insomma, diciamo, quindi è pieno di quella voglia di vivere che hanno così i napoletani, no? Quindi in un momento come questo di crisi può essere anche un po' un libro che dà fiducia, dà speranza? Penso di sì, è molto tenero sempre Erri De Luca, secondo me è molto carino da leggere, però per tutte le età, insomma, senza problemi. Senta, che cosa ne pensa lei della lettura in autobus? È un'occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale? Ma la lettura comunque, no? In qualsiasi luogo è sempre, certo, ti arricchisce, ti dà molto. In autobus è, perlomeno per me, il tentativo di riuscire a leggere, perché poi a casa ho sempre mille cose da fare, oppure a letto mi addormento poi, quindi l'autobus cerco quando però riesco a trovare posto, perché anche quello, cioè, no, non è facile, gli autobus sono sempre stracolmi. Però è un modo di utilizzare il tempo che altrimenti è una cosa per te. Dal salotto dell'ATAC di via Candoni è tutto. Buona lettura!